Ciao amici, benvenuti nel mio canale e nella mia cucina. Oggi preparerò patate alla pizzaiola. Seguite la ricetta, ciao! Ecco qua le patate alla pizzaiola. Saranno buonissime. Puliamo 4 patate medie. Ecco, facciamo fette da 1 centimetro. Ok, ora tagliamo la cipolla. Tagliamola in 2 e facciamo delle fettine sottili, molto molto sottili. Eccole qua. Bicchiere da mixer, mettiamo un pelati piccolo, olio di oliva, sale, origano, frulliamo il tutto col mini pimer. Solita pirofila, mettiamo un po' di sugo, così facciamolo, mettiamolo in tutta la superficie, così, e cominciamo a mettere le patate in fila. Così. Poi le cipolle tagliate finemente, così. Ok, mettiamo della mozzarella a cubetti, facciamo dei cubetti e la mettiamo. Ok, ancora un po' di sugo, così, e facciamo un'altra passata di patate. Non ne ho tantissime, però va bene. Questa è una porzione per 2, ovviamente. Mettiamo altra cipolla, così. Deve essere una cosa veloce, perché sennò uno si stanca anche di fare queste cose. Ok. Così. Un altro po' di sugo. Mozzarella. Cubetti. Mettiamo in forno per 40-50 minuti con della carta stagnola, copriamo la pirofila, così, un altro po' di origano, così, copriamo.
inforniamo 180 per 40-50 minuti. Ecco qua le patate alla pizzaiola. Saranno buonissime. Raga. Che buone. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdere nessun video. Scrivetemi qualche commento. Non vedo l'ora di arrivare a 1000 iscritti, ne mancano solo 55. Su forza, iscrivetevi. Ricordatevi che vi dovete iscrivere e dovete mettere anche un like, perché se no, come facciamo? Ecco. Ciao.